Ragazzi, avete mai sentito parlare di armocromia? Penso di sì, perché negli ultimi anni se ne è parlato molto, è sempre molto chiacchierata, criticata, amata e a volte anche un po' osannata senza motivo. Io ho fatto varie analisi armocromatiche nel corso degli anni e ogni volta il risultato era sempre diverso. Perciò capirete bene che io appartengo al gruppo delle scettiche. Credo che sia interessante cercare di capire quali colori ci stanno meglio, ci valorizzano. Però è anche vero che non tutti possiamo essere classificati e messi in determinati gruppi di persone, categorie, visi, occhi, colori. Ho fatto queste premesse per farvi capire un po' come la penso io sull'armocromia, ma in ogni caso penso che sia divertente giocare con i colori e in questo caso noi lo faremo con il make-up. E ho preparato tutta una serie di prodotti che seguono la palette Summer Cool, perché l'ultima diagnosi che mi hanno fatto ha dato questo risultato. Secondo l'armocromista io potrei essere un'estate fredda perché ho un sottotono a quanto pare freddo e secondo lei mi stavano meglio i colori della palette estiva. Però dato che reggevo abbastanza bene il contrasto alto potrei essere anche un inverno. Io non lo so, mi vedo abbastanza fredda. Però al tempo stesso so che i colori freddi di solito mi stanno malissimo, soprattutto per quanto riguarda grigi, grigini, i rossetti molto rosa freddi mi stanno veramente male, ragazzi. Io sono una da labbra nude, calde, blush pescati. Quindi per quanto riguarda il make-up io sono molto scettica su queste analisi, ve lo dico. Comunque oggi siamo qui per mettere alla prova tutto quanto e vediamo come andrà insomma. Questa è la palette colori. Io ho già fatto la base e iniziamo dagli occhi. Come palette ho preso questa qua di Nabla perché è decisamente fredda, più che altro ha questi silver bellissimi che sono presenti nella palette Summer Cool. La Side by Side di Nabla perché anche questa ha dei grigini. Ragazzi, io ci credete che questi colori non li ho mai toccati perché mi stanno di merda. E poi secondo me una palette perfetta per le estati fredde è questa qua di Huda Beauty. Cioè guardate che colorini freddi, pastellosi, leggeri, delicati. Ecco, secondo me sugli occhi ce la possiamo cavare tranquillamente. Mentre per quanto riguarda blush, contouring, colori da usare sul viso sarà più difficile poi. Io inizierei da questo colore qui che è abbastanza simile a questo colore della palette. Mettiamo un po' di primer. La cosa difficile di questo video sarà andare contro il mio istinto di scaldare il make-up. Quindi andiamo ad aggiungere un po' di grigio della palette Side by Side. Facciamo un bel gradiente di grigi. Più freddo di così si muore, quindi a livello di tonalità dovremmo esserci. Comunque non so se avete notato, ho provato a ricreare di nuovo l'effetto capello bagnato, questa volta partendo dal capello già asciutto, quindi ho provato una tecnica diversa usando dei nuovi prodotti che ho ordinato e boh, l'effetto è un po' secco. L'altra volta erano molto più morbidi, ma forse anche perché ero partita dal capello bagnato. Questo per dire che sto continuando a sperimentare perché mi piace tanto come effetto, molto carino. Un filo di eyeliner solo per poi camuffare le ciglia finte. Devo dire che come inizio non è male, mi piace molto il make-up di oggi. Poi magari alla fine lo arricchiamo con qualche perlina. Perché ho fatto un ordine su Amazon prendendo questi strass stupendi. Li ho già usati un sacco di volte e ormai sono in fissa con questo tipo di decorazione. Voglio continuare a seguire lo schema colori della palette. Perciò ho pensato di fare contouring con delle polveri freddissime. Questa è la palette di Damn Tea per Cosmify. Ma ho anche questo bronzer freddissimo di Mulac che si chiama Hypno, che è lo 01. Quindi proviamo questi. Non mi ricordavo quanto fossero pigmentati, ok. E comunque non ha fatto macchia, quindi molto buona questa cosa.
Che sta succedendo? Scusate, ma c'erano fuori due cani che si stavano scannando. Allora sono andata a controllare per curiosità. Comunque, allora, bronzer fatto. Questa è la palette di blush consigliati per un'estate fredda. Quindi dei rosa freddi, ovviamente, che però possono essere più o meno scuri. Io ho tirato fuori dalla Makeup Collection o questo blushino di Kat Von D, che come vedete è chiarino, pastelloso e ha una base decisamente fredda, infatti non lo uso mai. Oppure possiamo usare qualcosa di più extreme e avventuroso, cioè questo rosa fucsia freddissimo di Mulac. Questo è proprio super flash. Essendo così acceso, forse sarebbe più adatto ad un inverno. Cioè, io non sono un'esperta di ermocromia, ma da quello che ho capito, estate e inverno sono fredde entrambi come stagioni. Le estati usano colori un po' più chiari, pastellosi, le inverno un po' più accesi, bright. Dovrebbe essere così, se mi sbaglio correggetemi giù nei commenti. Quindi questo è molto acceso, ma essendo un blush, usandone poco, vediamo. Allora, magari iniziamo con questo. Solo una puntina. Ha una base blu pazzesca, per questo lo volevo usare. Ed è anche un po' più acceso, almeno si vede. Blush freddo messo. Anche l'illuminante deve essere freddo, perciò io pensavo di optare o per questo illuminante olografico a base violetta azzurrina, bello da vedere swatchato, ma io in realtà non amo questi illuminanti così colorati, quindi forse è meglio lasciar stare, dato che il make up mi sta piacendo, non creiamo problemi. Oppure avevo selezionato questo illuminante di Cosmify in collaborazione con Basic Gaia perché è molto chiaro, ha una base bianca e dei riflessi leggermente rosati, guardo sempre nello specchio, e quindi secondo me per un'estate potrebbe andare bene. Proviamolo. Io amo questi illuminanti, ragazzi, sono pazzeschi. I colori consigliati per un'estate invece sono molto più caldi di quello che mi aspetterei, perché se vedete questi rosa, questi rossi non sono così freddi alla fine della fiera, quindi se dovessi scegliere i colori più freddi che ho nella Makeup Collection, secondo me, potrebbe essere pericoloso, anche perché io non ne ho tanti, proprio perché se li ricevo dai brand li regalo quasi sempre perché mi stanno malissimo. Io vorrei usare una di queste tre matite. Prima le ho swatchate cercando di abbinarle ai vari colori e si avvicinavano molto. Vediamo quale potrei mettere. Dai, usiamo il rosino maledetto. Devo essere cattiva perché finora mi sta andando tutto troppo bene, quindi e voilà ragazzi, ho aggiunto anche le perline nella rima inferiore, le amo tantissimo, è la prima volta in realtà che uso le perle perché di solito preferisco gli strass luminosi. Questo kit l'ho comprato su Amazon, 10 euro. Se le state cercando vi lascio il link perché vi giuro che brillano un sacco, sono bellissime. Ero molto scettica prima di iniziare, soprattutto mi spaventavano tantissimo tutti questi grigi, ma devo dire che utilizzando i giusti colori, tra virgolette, non lo so, mi piace tanto. Non so se è perché questo silver è così luminoso che veramente mi fa innamorare. Anche il blush rosa non mi dispiace, il rossetto è una bella tonalità, fredda ma non troppo, quindi mi sta abbastanza bene, non troppo chiaro. Mi aspettavo che il finale fosse molto diverso, devo essere onesta, però sono decisamente contenta. Fatemi sapere giù nei commenti come mi vedete con questi colori e soprattutto lasciate un pollice in su se vorreste vedere anche make up per tutte le altre stagioni, proprio perché
dato che mi hanno dato 1000 risultati diversi, io vorrei vedere la mia faccia anche con i colori di un inverno, di una primavera e vabbè, alla fine potremmo fare anche l'autunno, giusto per non escludere nessuno. Quindi mi raccomando, spolliciate, scrivetemi giù nei commenti cosa ne pensate e ricordatevi che nell'info box vi metto anche i link di tutto quello che ho utilizzato se vi interessa. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale.